Ed ecco la terza parte dell'intervista al dottore De Santis, a completamento della spiegazione della relazione sulla programmazione comunitaria della regione siciliana e E del sud. del sud del meridione. Allora, stavamo parlando del rapporto tra programmazione 2000-2006 e 2007-2013. Una terza differenza negativa è, come dire, l'esplodere della crisi dell'Unità d'Italia. Insomma, gli ultimi anni, come è evidente, ahimè, hanno registrato l'accentuarsi della messa in crisi degli assetti dell'Unità d'Italia, già di per sé storicamente precari e traballanti negli ultimi anni. Vi è stato via via, come è noto anche ai bambini negli asilo nido, l'affermazione di una progressiva egemonia e dominio nordista, dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale e governativo, dal punto di vista economico. Siamo arrivati al disastro per cui la Lega Nord comanda sull'Italia, domina, sfotta il Sud, ecco, perfino irride il Sud. In questi anni vi è stata una progressiva, proprio come dire, evacuazione e negazione della questione meridionale. La questione meridionale, a un certo punto, come Mago Zurli, hanno detto la questione meridionale non c'è più. Ragazzi, c'è la questione settentrionale. Le forze dominanti si occupano della questione settentrionale e noi altri alla deriva. Infine si è avuta, come dire, quella che si può definire la vera e propria svolta, la svolta regressiva globale delle politiche comunitarie, promosse e gestite con ardita spudoratezza da Tremonti, sempre più attrazione leghista. Questa svolta regressiva è avvenuta soprattutto dal suo ritorno al potere come ministro del Tesoro a partire dalla primavera 2008. Dopodiché il signor Tremonti, appena insediato, ha scritto e fatto approvare un documento di programmazione economica e finanziaria 2009-2011, dove per la prima volta nella storia di questi documenti non c'è un cenno al sud, il sud scompare. Almeno un tempo c'era almeno un capitolo rituale. Dopodiché nell'estate 2008 il governo ha varato il decreto 112, dove inizia proprio la distruzione delle politiche, definitivamente delle politiche di sviluppo del Sud. In termini tecnici potremmo dire viene sancita la deprogrammazione del quadro comunitario strategico 2006-2013, il piano nazionale delle politiche comunitarie. Viene deprogrammato, un programma viene deprogrammato, cioè distrutto, azzerato, svuotato. Dopodiché Tremonti realizza la rottura, la separazione devastante tra le politiche comunitarie, i fondi comunitari e i fondi statali per il sud, il famoso FAS, Fondo Aree Sottoutilizzate, cioè le due cose erano integrate, devono essere integrate, invece lui le ha separate, quindi indebolendo il tutto. Ma Tremonti non si è fermato a questo. Tremonti, la Lega, il governo e quant'altro i suoi servi, ha separato la quota del FAS, del Fondo per il Sud, chiamiamolo così, Fondo Aree Sottoutilizzate, la quota nazionale dalla quota delle regioni. Uno spezzatino rendendo ingestibile la programmazione. Dopodiché, sempre questi signori hanno attribuito i fondi del FAS per le aree sottoutilizzate, sottosviluppate, alle regioni del centro-nord, per oltre 5 miliardi di euro, alle regioni ricche del nord, e hanno negato gli stessi fondi a tutte le 8 regioni del sud. E siamo a fine 2010. Dopodiché i fondi FAS, i fondi per il Sud, sono stati trasformati in bancomat del governo. Bancomat usato per lo più
non per spesa per investimenti nel nord, per spesa ordinaria, per spesa, spesa corrente, a favore del nord, di qualche pezzo dei territori del centro. Voglio dire, qua potrei anticipare abolizione dell'ICI, soprattutto a noi, velivoli antincendio, disavanzo del Comune di Roma, incremento, finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, spesa corrente, rateizzazione delle imposte ai cittadini colpiti dal terremoto di Umbria e Abruzzo nel 97, spesa corrente per il sistema universitario, G8 in Sardegna, con le strutture poi non utilizzate, oggetto e soggetto di scandali, di cricche varie, alluvione in Piemonte e in Valle d'Aosta, adeguamento dei prezzi del materiale di costruzione, finanziamento e privatizzazione della Tirrenia, finanziamento delle ferrovie dello Stato S.p.A., ovviamente spendono tutto al nord, contratti di servizio triennale sempre allo stesso soggetto, Alitalia, Trenitalia, finanziamento fiere, trasporto, sentite questo, trasporto lacuale nei laghi maggiori di Garda e di Como. Quindi i soldi del sud sono andati a finanziare queste bellissime cose nei laghi comaschi. Grandi eventi, e qui stendiamo un velo pietoso, edilizia carceraria, edilizia, tutto meno che il sud, e gran parte spesa corrente, e l'elenco ufficiale con i dati, in tutto fanno oltre 20 miliardi di euro, scippati e derubati al sud, da questi signori che fanno i 5 punti per il sud, il piano per il sud, il piano della zia, della comare. Ma in questo quadro hanno imposto come priorità vera quella del cosiddetto federalismo fiscale, che se fosse fatto bene sarebbe una cosa seria, in questo contesto serve a massacrare definitivamente il Mezzogiorno, e questa è la verità. Chiaro, questa sfida va affrontata, ma avete una proposta del Sud, è una potenza, autonomia politica del Sud, che non ci faranno a pezzi. L'obiettivo dei nordisti è quello di afferrare 50 miliardi di spesa corrente destinata al sud e riportarsela altrove, facendoci chiudere le scuole, le università, gli ospedali. Questa è la verità. Questo nordismo purtroppo non è solo regista, è di sistema, riguarda tutti gli ambienti economici, sociali, culturali, accademici, i giornali. Questo attacco nordista è trasversale, riguarda la destra, la sinistra, il centro, le istituzioni centrali, l'Accademia, l'Università, la Bocconi, i grandi giornali, il Corriere della Sera, e quindi anche la sinistra. La cosa inquietante, e qui basta citare l'attività e le performance del professore onorevole del PD Nicola Rossi, a partire dal suo libro Mediterraneo del Nord, un'altra idea del Mezzogiorno 2005, nel quale demolisce in modo assurdo, errato, tutte le politiche di sviluppo per il sud, con la scusa che sarebbero improduttive, secondo un'ottica di liberalismo ultra, insomma, ecco, la sinistra. L'altro libro da citare, che è agghiacciante, è intitolato Il sacco del nord, di un altro noto professore opinionista di sinistra, Luca Ricolfi. Come vedete, i nemici del sud sono tanti. Il quarto punto, la quarta cosa che differenzia il ciclo di programmazione 2000-2006 da quello 2006-2013 è la crisi, l'ho già detto, della governance multilivello. Quindi, intanto, negli ultimi anni c'è stata una crisi della capacità di propulsione della Unione Europea a fare le politiche di coesione. Prima c'era più input, più pressione, più direzione. C'è stata la crisi della capacità di propulsione
dello Stato e del governo nazionale, a partire dal Ministero che avrebbe dovuto fare queste cose, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il MISE, e dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo. Sia il Ministero, sia il povero DPS, questo Dipartimento, sono state progressivamente delegittimate e svuotate di poteri di soldi. Da mesi, tra l'altro, questo Ministero è senza Ministro, è diventata una barzelletta mondiale. Cioè, nel senso che praticamente hanno bloccato anche la testa, la macchina istituzionale amministrativa. Il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, che era stato il cuore delle politiche di sviluppo ai tempi di Ciampo e di Barca, a cavallo degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, praticamente in questo momento è una larva. Tra l'altro è stato spostato dal Tesoro al Ministero per lo Sviluppo, quindi anche diminuendone il ruolo, la forza. E quindi è andato in crisi, qui lo dico anche per gli esperti, qui queste cose le ha seguite, il ciclo di governance, se lo posso chiamare così, proprio quello promosso da Ciampi, allora ministro del Tesoro, e da Fabrizio Barca, questo ciclo di governance così denso di buona volontà è stato stritolato definitivamente dal sistema egemonico nordista, tremondiano e leghista. Questo per esempio quando riguarda i siciliani, l'onorevole Micci, che queste cose l'ha vissuta, probabilmente anche sulla sua pelle, sa cosa è avvenuto a partire dal 2004. Dalle sue dichiarazioni so che ha cercato anche di frenare, eccetera, insomma è uscito sconfitto. Ancora la crisi della dimensione nazionale delle politiche di sviluppo. Le politiche di sviluppo sono diventate un giocattolo in mano alle singole regioni, locali, il Molise, la Puglia, la Campania, alle singole città, ai comprensori intercomunali. Cioè una festa di paese. E poi la crisi definitiva della dimensione unitaria del sud, della dimensione dell'interregionalità, si dice in linguaggio europeo, che nel sud non ha mai lavorato veramente insieme come soggetto unitario, qualche volta un po' l'ha fatto, negli ultimi anni questa dimensione unitaria delle otto regioni è andata in crisi, la dimensione macro regionale, e questo stiamo andando al cuore del problema. Quinta differenza tra il 2000-2006 e 2007-2013, la paralisi e la crisi definitiva del regionalismo, in particolare nel sud, con il parallelo e collasso degli enti locali e delle classi dirigenti locali, fino alla, non so come dire, alla recente maledizione, la fatwa, per dirla con Al-Qaeda, tremondiana contro tutti i governatori del sud, per lui parimenti cialtroni, perché non spenderebbero le risorse che lui ha rubato. Con questo io non giustifico le relative cialtronerie delle classi dirigenti meridionali, non tocca a me, io dovrei dare una mano ad accopparle, a farle fuori tutte, insomma, se Dio mi aiuta. E quindi, mentre sono state bloccate le risorse, sono state delegittimate e criminalizzate tutte le regioni, in particolare le regioni del sud attorno, una volta la Puglia, una volta la Campania, una volta la Sicilia. Qui non sto parlando proprio della criminalizzazione che viene dal centro dell'establishment. Assumiamo Tremonti come capitano di questa squadra di assaltatori, ecco. E infine è venuto, posso dirlo così, è venuto meno anche quel minimo di lealtà interistituzionale che dovrebbe vigere tra l'Unione Europea, lo Stato, il governo e le regioni. In particolare durante questo anno logorante, drammatico di elezioni regionali tra il 2009 e il 2010 in Italia e soprattutto nel sud. Quest'anno queste elezioni regionali hanno paralizzato completamente le politiche di sviluppo, anzi il governo ha ricattato le regioni del sud esattamente non dando loro il FAS che spettava, con la scusa che i programmi non erano buoni, non erano efficaci. In realtà i soldi li hanno utilizzati per altre cose di pertinenza domestica,